Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi video che adoro, lo sapete, è il video delle scoperte del periodo. Sono molto fiera perché sono scoperte fighissime, alcune cose ve ne ho già parlato, altre invece non ancora, perciò partiamo subito perché questo mese è molto succoso. Dunque, prima cosa che vi voglio menzionare perché ne sono ossessionata, sono le candele di Gigide. Allora, ve ne ho parlato anche qua su Instagram. Sono candele, praticamente loro hanno un concept molto particolare perché le candele sono made in Italy, fatte in modo naturale ma di ispirazione di tradizione cinese, quindi è un po' una fusion tra le due culture. Una cosa che adoro è che hanno lo stoppino in legno che scoppietta come il camino, cioè è una roba. Su Instagram vi ho messo proprio un video dove si sente, sono super rilassanti e profumatissime. Sono quattro tipologie, ogni candela è dedicata a un tipo di persona, un tipo di carattere, un tipo di attitude. A me hanno dedicato, regalato Giada e l'ho già finita. Cioè, da che mi è stata mandata un paio di settimane fa, io la tengo accesa, tutta accesa, no stop. Per gentilezza ve ne faccio vedere una intera, vi arriva in questo modo. Oh, sono bellissime, sono da 235 grammi. Questa qua ad esempio è cremisi, ha un colore stupendo, super natalizio, e questa è a base di tè, fico e noce. Questa l'ho accesa un paio di volte e per spegnerla è fighissimo. Una volta che si è sciolta la cera fate appena così, lasciate che pochissima cera vada sullo stoppino, non puzza e non fa fumo. Sono, ragazzi, sono fighissime, io le adoro, sono felicissima di averle e sono felicissima di sostenere il Made in Italy, lo sapete, tra l'altro è un'azienda giovane fatta di giovani. Mi hanno dato un codice sconto assolutamente non affiliato del 10% che vi dà diritto anche alle spese di spedizione gratuita a prescindere dall'importo che spendete, ed è GiuliaCova08, ve lo lascio scritto qua sotto nell'info box. Se le avete provate scrivetemi perché per me sono il mio relax della sera, cioè le adoro. Poi, altra cosa, come non menzionare, signorina, finalmente in Italia abbiamo le Sephora Favorite. Allora, tutte le mie amiche, anche le ragazze che mi seguono, che andavano negli Stati Uniti, mi regalavano questi bellissimi kit Sephora Favorite. Allora, in America sono ancora molto più fighi dei nostri, ma già che in Italia abbiamo iniziato ad averli, cioè accendiamo un cero. Per adesso, sotto il Natale, ne hanno fatti tre. Allora, il primo si chiama Beauty Essential, in ogni Sephora Favorite costano tutti indistintamente €29,90 e abbiamo due o tre full size più taglie deluxe, sono un po' a tema. Beauty Essential ha full size la maschera Glam Glow, quella che fa le bolle, la maschera per i pori al carbone di Sephora e il matitone Labbra Nars Cruella, che tra l'altro è un top seller loro, un rosso matte bellissimo. Poi abbiamo taglia deluxe del mascara Better Than Sex, la schiuma da bagno di Rituals, l'hangover di Too Faced, l'illuminante liquido di Becca e uno smalto OPI. Poi abbiamo questa che è la mia preferita e si chiama Beauty Trend, e in effetti ci sono i top trend di Sephora. All'interno full size abbiamo i lip gel per le labbra, quindi la maschera per labbra, il rossetto matte Sephora della linea proprio dei Lip Story di Sephora, e poi abbiamo la matita delle nuove Artist Color Pencil e in full size appunto. Abbiamo poi in taglia deluxe il rossetto fucsia di Fenty e l'eyeliner di Fenty, adoro, e abbiamo anche un lip strobe di Huda nel colore viola. L'ultima che vi faccio vedere invece è la Korea Selection, e qui per le appassionate di K-Beauty andiamo a nozze. Qui abbiamo praticamente quasi tutto full size, nel senso che le maschere sono tutte full size. Abbiamo l'Outdoor Mask, le maschere di Ozzo, questa qua, la Pore Caring. Poi abbiamo due maschere di Tony Moly, la Skin Purifying e la Nutrition. Abbiamo la Shake and Shot di Dr. Jart. E poi abbiamo piccolino, il Pore Makeup Cleansing Stick di Kaolion, mi piace tantissimo. Poi abbiamo una Splash Mask, Belief la crema e la maschera Purifying 24 carati di Too Cool for School. Cioè, Sephora Favorite, Sephora, se mai vedrai questo video, portacene a chili. Bene, poi andiamo avanti. Non stupisco nessuno. Cioè, guardate come l'ho ridotto, è già il secondo. Io non vivrò mai senza Circe della Cinica. Pensate che la prima volta che ho comprato questo profumo non mi piaceva, lo volevo regalare, non so perché. Dopo, mano a mano, ho iniziato come a sentirmelo addosso. Ogni volta che indosso questo profumo mi fermano per chiedermi che cos'ho, ve lo giuro, è impressionante. È sexy, dolce ma non stucchevole, diverso, è diverso. Ha una persistenza impressionante e
cinismo liquido. È fantastico, veramente. Se cercate anche un'idea regalo, qualcosa che sia diverso, che non è il classico profumo che sente addosso a tutti, che vi dà proprio un allure che le persone vi dicono: ma che cos'hai addosso? Io appena lo finisco lo ricompro e non sarò mai più senza. Assolutamente scoperta, non del mese ma del secolo. È l'illuminante che indosso in questo momento, per me è spettacolare e sto parlando del nuovo Baked Highlighter di Custudio Makeup RP. Allora, voi sapete che io Custudio lo amo alla follia, per me è un marchio di makeup che ho nel cuore. Hanno fatto questo illuminante lì, questo illuminante cotto. Innanzitutto c'è un chilo di prodotto, perché è da, adesso ve lo dico, 12 grammi. Ha la texture che mi ricorda moltissimo Hourglass. È una polvere cotta, per niente polverosa, completamente fusionale con la pelle. E la cosa che mi fa impazzire è che non enfatizza pori e rughe, non enfatizza peluria del viso, non mette in evidenza la grana e la texture della pelle. È una luce che sembra venire da dentro, che si adatta soprattutto a chi non ha una pelle perfetta, a chi ha le rughe. È l'illuminante per una pelle che non sembra illuminata ma radiosa. È meraviglioso, ve lo garantisco, meraviglioso. Poi andiamo alla skin, abbiamo una mention questo mese di dovere, cioè non sia mai che non parliamo della Lift and Light di Eterea. Allora, questa maschera è una cosa meravigliosa. All'interno oro 24 carati, lo trovate sbriciolato sopra quando è nuova, avete all'interno della confezione la palettina, non fate altro che miscelarla. Questa è praticamente ben oltre la metà e come vedete è ancora piena d'oro. È una formula ricchissima a livello di attivi, questa è la confezione con cui vi arriva, quindi secondo me è anche una perfetta idea regalo. All'interno abbiamo mille attivi, tra cui una serie di peptidi che hanno questa azione botox-like e vanno a lavorare rughe mimiche e rughe fissate, quindi solchi. Poi abbiamo cellule staminali di vite rossa e... fatemi andare all'inci se non mi perdo, base, camomilla e acqua di rosa damascena, abbiamo burro di karité in alta quantità, abbiamo tantissimo miele, abbiamo poi, mi sono persa, l'acetil tetrapeptide 2, l'acetil octapeptide 3, abbiamo caolino, abbiamo calendula, abbiamo un derivato della vitamina C, bisabololo, proteine idrolizzate, abbiamo la glicerizia capra, quindi la liquirizia che va anche ad agire come lenitivo, abbiamo la malva, abbiamo il pantenolo. È veramente una formula estremamente complessa che va a lavorare su un aspetto di nutrimento, elasticità, compattezza e luminosità. Eterea non sbaglia un colpo. Poi, lo so, vi ho fatto aspettare un po' perché avevo appena fatto il video sui nuovi correttori, se non lo avete visto ve lo lascio qua nelle schede. Questo è uscito dopo, quindi l'ho acquistato dopo. Sto parlando del nuovo correttore di Elsie. È stupendo, ce l'ho addosso in questo momento. Io ho comprato il colore light. Ha lo stesso pack di Huda Beauty, nel senso che è un tubetto e ha l'applicatore in acciaio decongestionante. A differenza dello Jouer, che io adoro, ma è secco, non lo consiglio a chi ha rughe, questo è morbido, è piacevolissimo da indossare. Ha una formula nutriente ed elastica, ma che si fissa ed è super coprente. È un correttore periculare bellissimo e si chiama Complete Remedy Silk Concealer e mi piace da impazzire, punto, scopertona. Come super scoperta i pennelli di Linda Alberg. Allora, io non capivo perché tutto il mondo ne parlasse, ho detto va, pennelli sintetici, possono piacere, come no, a parte che sembrano tutti di legno, sono molto belli. Il pennello 306 da illuminante, migliore del secolo. Il pennello 310 da blush, è proprio la forma che io cerco in un blush. C'è il blender per occhi 304, che è perfetto per la piega. C'è una grandissima qualità. Questo tra l'altro è il set, si chiama Basic Set, e c'è anche il famosissimo piumino. Io con Linda Alberg ho ricominciato a capire la funzionalità del piumino. Alla punta, per cui potete andare a settare bene il perioculare, gli angoli del naso o il viso, e quando volete un effetto un po' bake sulla pelle, con una cipria che setta proprio alla vecchia maniera, questo set è consigliatissimo. Come non parlare delle Petal Metal Shimmer Drop di Smashbox? Io per questo ho fatto una malattia. Collezione Smashbox e Vladamua. Queste sono le Rose Glitz. Ci sono anche le dorate, ma la mia passione sono queste rosate.
È un liquido, voi mettete 3 goccine, tamponate col dito, lo usate come topper per un illuminante o da solo. Avete questo effetto metallico quasi glitterato che non sposta il fondotinta, non smangia niente, ma quando venite colpite dalla luce anche in foto sono da volare via e si possono mettere anche come topper sugli occhi e sulle labbra. Trovate anche una foto su Instagram dove la indosso, cioè fanale, bellissime. Poi, Clio, che io ringrazio ancora, Clio Makeup Shop mi ha mandato le nuove linee labbra, tutte bellissime, sapete che io ho un'adorazione per i rossetti di Clio, ma ha fatto un nuovo colore che per me è... Sto parlando di Maui Sun. Ve l'ho già fatto vedere 1 miliardo di volte, l'ho già indossato 1 milione di volte, per me è il mio colore. A parte che i rossetti in bullet di Clio su di me hanno una formula che io adoro, perché ha un demi matte, confortevole, elastico, effetto velluto. Su di me questi rossetti hanno una durata impressionante e guardate il colore. Cioè per me è di una bellezza, quindi complimenti a Clio e a tutto il team, perché come sempre hanno tirato fuori dei colori, uno più bello dell'altro. Io sono qui che trepido ogni volta a vedere le uscite, perché so che Clio ha dei gusti molto simili ai miei, proprio anche a livello di punto colore, perciò io impazzisco ogni volta. Ho scoperto questo marchio che non conoscevo, si chiama Gade, è un marchio UK. Ho comprato un sacco di cose che vi farò vedere in un altro video, ma volevo parlarvi dei Soft Satin Blush, in particolar modo il colore 83 Blush Allure. È quello che indosso in questo momento, sono maxi confezione da 12 grammi, 36 mesi durata. Hanno questo rilievo, il blush è super compattato in cialda, cioè sfarina zero. Ha un rilascio di prodotto graduale, questo finish satinato. Questo è un rosa pescato. Hanno un effetto satinato, quindi diventa tridimensionale sul viso, non è un matte flat. E ha, vedete, una zona leggermente più chiara e una leggermente più mauve che poi si miscela all'applicazione. Durata sul viso eccezionale. È proprio il finish che dà alla pelle, radioso, che mi fa impazzire. È stata una grandissima scoperta, felicissima di averlo comprato, veramente. Poi... vabbè, veloce menzione, sa, vi ho rotto le scatole, lo so, ma per me Nude Pop di Kevin Aucoin, per me Kevin Aucoin ha fatto una collezione Natale splendida. Questa palette, come vi ho già detto, per me è una delle più belle palette uscite quest'anno. I metal che io metto con le dita sono lingotti di metallo sciolti sugli occhi e i matte sono velluto. Per me è una palette stupenda e tra l'altro... questa è uscita quest'anno, l'anno scorso è uscita l'Electro Pop, dove invece ha tutti i colori accesi e sono tutti pigmenti metallici. È finalmente disponibile in Europa anche l'altra. Credetemi, se cercate una palette diversa dalle performance eccellenti, questa. Poi, ultime cose e vi lascio. Anche questo ve ne ho già parlato, ma volevo fare un'altra mention, perché per me Laura Mercier ha fatto una collezione Holiday stupenda. Vi ho già parlato di tutta la collezione nel video Holiday volume 2. Questo è il Lip Duo nel colore rose. Io sono innamorata sia del matitone, che è un velvet matte, loro chiamano matte extreme se non sbaglio, extreme matte, sì, è il classico rosa malva perfetto. Anche questo si mette in un secondo, durata eccezionale, e all'interno abbiamo anche il classico lip color nel colore coquette, che ha lo stesso punto colore, leggermente più acceso, in versione cream. Entrambi hanno performance eccezionale, durata eccezionale, e il punto prezzo secondo me è fantastico. È anche una bellissima idea regalo, quindi... poi, speciale, voi sapete, io vi ho sempre detto, non sono una che usa molto il primer occhi, io faccio base, correttore, setto e vado col make-up, va bene. Fino a quando è uscito il Tinted Smudge Proof Eyeshadow Base di NARS in versione coloreata. Perché io amo i primer coloreati. Ho molte venuzze, ho molti rossori. A me trasparenti non piacciono. Devo andare a uniformare il colore della palpebra. Benissimo. Questo è il colore light. Io avevo già provato il trasparente, che è fenomenale perché fa rendere di più il pigmento, lo dura, non lo fa durare di più, non lo fa andare nelle pieghe. Sì, ma questo... è da volare via, perché ha tutte quelle caratteristiche e in più mi fa la palpebra perfetta, levigata ma non secca, perché molti primer occhi hanno il problema che hanno questo effetto quasi polveroso una volta asciutti, che va a fare questo effetto creepy alla palpebra che odio. Questo no, è un primer fantastico. Se state cercando un primer occhi con pigmento correttivo, ultimo prodotto assolutamente non per importanza ma solamente per prezzo,
non ve ne volevo parlare perché ho detto vabbè, non è importante, ve l'ho già detto nelle Instagram stories, però non è giusto perché alla fine, come ho preso io la decisione di comprarla, altre di voi potrebbero volerla. Voglio parlarvi di questa palette perché secondo me è la più bella del brand, tra l'altro brand che io amo moltissimo, uscita fino adesso, e una palette per me, ovviamente, se è possibile acquistarla, da avere. Sto parlando della Gold di Natasha Denona. Voi sapete quanto io ami Natasha Denona. Questa è la palette nuova, grande. Io sono innamorata di questa palette. Abbiamo un assortimento colore, una qualità di polveri, sia matte che metal, a un livello. L'altro giorno quando ho fatto l'evento allo Yankee Candle Store di Cremona, ho fatto uno smoky tutto con lui, che è questo colore tipo senape meraviglioso, e all'angolo interno il verde acido duochrome. Tutte mi avete chiesto, ma cos'hai sugli occhi? Ma cos'hai sugli occhi? Perché è fenomenale, avete texture foiled, avete metallo puro, avete eye topper, matte vellutati in degradé, è una palette splendida, splendida, splendida. Se volete farvi un regalo speciale, se volete chiedere al vostro fidanzato, fidanzata, mamma, amico o amica, quello che volete, un regalo speciale, Gold di Natasha Denona finché in stock, fidatevi perché non ve ne pentite. Bene, queste erano tutte le mie scoperte del periodo. Vi prego, scrivetemi nei commenti le vostre, e soprattutto se avete, scrivetemi se avete provato qualcuno di questi prodotti e se vi piacciono, e se avete consigli di cose da acquistare, appunto da recensirvi, perché sapete che sono sempre lì pronta. Vi sto preparando il video scoperte low cost. Volevo chiedervi anche se vi va un get ready with me con tutto lo shopping folle che ho fatto al Black Friday, e sottolineo folle. Se il video vi è piaciuto, un bel pollice in su, un bacione al prossimo video.